Marco De Allegri e Andrea Di Benedetto, prego, presentali. Sì, Marco De Allegri, in termini di liberalizzazioni è una specie di martire, cioè da anni da solo porta avanti una battaglia contro tutto e tutti. L'abbiamo raccolto qui sulla pubblica piazza, ma dice sempre delle cose molto intelligenti. Andrea Di Benedetto invece è una corporazione, cioè è quello contro cui De Allegri si batte, scherzo, è il presidente dei giovani della CNA e ha delle proposte provocatorie ed eclatanti. Ok. Allora, è il nostro tempo, e se il nostro tempo è anche il tempo di liberare le professioni che sono rimaste a 2 o 3 secoli fa in Italia. E infatti l'Europa è da almeno 20 anni che ci chiede di aprire questi settori, aprirli alla concorrenza e fare in modo che le generazioni più giovani di professionisti abbiano la possibilità di trovare il loro spazio. E in tutto questo tempo che cosa è successo qui da noi? Beh, da un lato gli ordini, le professioni regolamentate, che sono quelle che tengono il pallino, hanno il potere e sono potenti, si sono spaventate e hanno creato un comitato che si chiama CUP, io aggiungerei le lettere OLA, così ci diamo, come dire, no? Capiamo di che cosa stiamo parlando, e in tutti questi anni hanno fatto operazione di pressione molto forte. Nei confronti della politica di tutti i partiti, che ha risposto sempre con delle ipotesi normative molto blande, che di fatto fotografano la situazione italiana, e cioè dicono: quello che c'è rimane così, in qualche modo diamo cittadinanza alle cosiddette professioni non regolamentate, e poi magari introduciamo qualche piccolo novità come la possibilità di fare pubblicità o altro. Ma questa non è una riforma, questa è la constatazione di uno stato di fatto, è una certificazione di tipo notarile. Invece quello che noi proponiamo è un'altra cosa, e qui c'è un'altra proposta, così incominciano a diventare parecchie queste proposte. Per affrontare davvero questo tema bisogna partire, primo dall'accesso, basta, aboliamo l'esame di Stato così com'è non serve più a niente. L'anno scorso abbiamo assistito alla buffonata dell'esame di Stato per notai a Roma, dove c'erano gli amici degli amici dei notai romani che avevano già le risposte rispetto a quelli che venivano da altre città italiane. Basta l'esame di laurea, facciamo come fanno non in Kazakistan, ma in tutti gli altri paesi europei. È sufficiente il percorso formativo universitario e poi o un periodo di tirocinio o un esame finale, dopodiché si incomincia. L'altra cosa fondamentale è che ci dicono: ma noi dobbiamo tutelare il cittadino che non conosce la professione del professionista al quale si rivolge. Allora, se la dobbiamo tutelare, intanto dobbiamo decidere se e dove permane questo requisito. Io sono architetto e ritengo che, per esempio, il mio ordine professionale non serva a nulla. Tra l'altro, è stato creato in un altro ventennio, peggiore di questo, nel 1923-25 la legge istitutiva, e poi sono costretto a iscrivermi all'albo in virtù di un regio decreto del re d'Italia, imperatore d'Etiopia, che per grazia di Dio e volontà della nazione mi costringe ad essere iscritto. Poi sempre nel 38, siccome erano state promulgate le leggi razziali, hanno deciso di vietare ai professionisti italiani la possibilità di costituire società, perché così i professionisti ebrei non potevano continuare la loro attività sotto un nome di fantasia. Questo divieto è rimasto in Italia fino al 1998, quando Bersani, che allora era ministro, lo tolse. Dopodiché più nulla. Nessuno ha pensato di istituire una nuova forma normativa che consentisse ai professionisti, appunto, di costituire società. E questo è un altro dei punti che noi diciamo: società multidisciplinari, anche tra professioni protette e non protette, anche con apporto di capitale, purché il controllo della società resti in mano al professionista. Quindi torniamo al discorso del controllo deontologico. Se io devo mantenere questo tipo di controllo, allora devo fare in modo che questo ente sia un ente terzo di garanzia per i cittadini, e quindi non può essere gestito solo da persone che provengono da quella professione, ma lì dentro ci devono essere altre figure.
La rappresentanza invece la affidiamo per tutte le professioni regolamentate e non regolamentate ad enti ad iscrizione volontaria. Ho quasi finito. L'ultimo punto è un punto fondamentale ed è quello più, come dire, corporativo. Ci sono delle professioni che hanno un vincolo territoriale, un numero massimo sul territorio di persone che possono esercitare l'attività di notaio o di farmacista, e torniamo alle farmacie. Bene, se lo Stato vuol tutelare l'interesse pubblico generale, deve ribaltare questo concetto e chiedere che ci sia un numero minimo di quei servizi sul territorio, e dopo saranno gli attori all'interno di quelle categorie che se la giocano. Chiudo dicendo che io è 15 anni che cerco di spiegare queste cose, prima al PDS, poi ai DS, adesso al PD, e come direbbe Forrest Gump, sono un po' stanchino. Ho ancora voglia di correre, e con me ci sono tanti altri, ho voglia perché ci sono persone come Pippo Civati e Deborah Serracchiani. Però porca miseria, sto partito vuole smetterla di fare la retorica del riformismo, del cambiamento, dell'innovazione, della riforma, e poi non combina niente? Vuole avere il coraggio di prendere questo tema e affrontarlo di petto, perché se no non andiamo da nessuna parte. Grazie.